voglio raccontarti una storia. Una storia di passione e amore per la nostra città, Milano. Milano è una città coraggiosa che non si ferma. Per farla vivere, tutti noi abbiamo contribuito. Abbiamo costruito aziende e abbiamo dato lavoro. Milano oggi è il centro produttivo più importante d'Italia. E la sua forza siamo tutti noi, uniti. Da oltre 20 anni il Centro Studi Grande Milano raccoglie le eccellenze imprenditoriali che, grazie alla Carta dei Valori, si sono contraddistinte economicamente ed eticamente. Abbiamo creato un network di 1500 soci e imprenditori legati al territorio. Una rete che è motore del cambiamento e spinge Milano quotidianamente verso nuovi obiettivi. Se anche tu, che stai guardando questo video, sei uno di noi, se anche tu ami Milano, ti aspettiamo. Abbiamo il privilegio di essere con il professor Vecchioni, per noi Roberto, grande guglia della grande Milano nel mondo e per il suo noto amore per Milano e anche l'impulso che ha dato alla cultura. Ecco, io, come sanno in molti che mi conoscono, sono molto di parte perché da quando lo seguo, che avevo 17 anni, ne ho 60, quindi insomma un pochino di anni sono passati. Grazie Roberto di essere con noi innanzitutto. Ma sono solo onorato, grazie, grazie è poco. Ecco, uno dei più grandi cantautori e poeti della musica italiana, però dobbiamo ricordare che è stato un grande insegnante di latino e di greco, non solo al Beccaria, dove è stato 20 anni, mi pare fino all'89 se non sbaglio, ma poi anche in molti altri licei, no? E lezioni di volo e di atterraggio, poi la regia ogni tanto metterà anche, io ve lo faccio vedere perché è qua con me, questo splendido libro. Sono 15 lezioni impartite in giornate di follia, come dice il professore, agli studenti di ieri, che raccontano quindi una storia vera, cioè quella di un professore che ogni lunedì prende i suoi studenti, li porta al parco di solito il parco Sempione, se non sbaglio, ma può essere anche un'osteria, un trane, li fa viaggiare liberamente, partendo da un tema qualunque, storia, filosofia, arte, etimo e via dicendo, divaga. La regola fondamentale era niente regole, niente cose già dette, perché la cultura, lui ci insegna, è un immenso gioco di libertà, almeno io la vedo così, insomma, la lettura di questo libro. E è un libro, perché è una lezione però sia davvero magica, ci vuole qualcuno che la sappia trasmettere, che sappia trasmettere il suo sapere, e qualcuno che sappia ascoltare il suo sapere, cioè occorre volare e poi atterrare tutti insieme. E così, mentre questo specialissimo professore ci porta tra Socrate, Ulisse, viaggia nel tempo, dalla guerra di secessione a Fabrizio De André, dal Vangelo a Spoon River, da Saffo ad Alda Merini, insomma, veniamo tutti trasportati in un altrove dove questa cultura è qualcosa di molto vivo, insomma una serie di conversazioni, e le lezioni sono la cronaca di quei momenti di grande follia, come le chiama il prof. Il libro, dicevo, è splendido. Io farò una serie di domande al prof e devo dire che ho notato che in questo libro, che è un libro, io dico non per tutti, ma per tutti, perché dovete comprarlo e leggerlo tutti, perché è un libro splendido, veramente splendido, e è anche un po' una sfida, insomma, perché qualcosa io la devo pure, l'ho pure riletta due volte, mica solo una volta sola, però ti muovi proprio come un giocoliere, no? Tra i versi di prosa, di letteratura, tra musica, citazione, eccetera, e proprio parto da qui. Ecco, tu voli alto e ci fai volare alti pure noi, Roberto, ma quanto è stato pensato un libro di questo genere? Cioè, un libro molto colto, pieno di citazioni da andare a rivedere, a riguardarci. Da quanto è stato pensato? Grazie comunque di essere là. Grazie Daniela, grazie a te, a tutti quelli che ascoltano, che vedono. Devo essere sincero, è stata una illuminazione improvvisa. Devo dire che nei giorni del lockdown, nel non far nulla, cioè, a cui eravamo costretti, mi è venuta questa malinconica, ma anche meravigliosa, anche dolcissima, rimembranza dell'anno 1987,
che fu l'anno in cui direi misi sotto sopra la scuola o il modo di far scuola, perché mi concedettero anche questa possibilità di uscire lunedì e sviluppare la cultura nel senso in cui la intendo io. Cioè la cultura è un passaggio da un campo all'altro, è come una grande casa con molte stanze in cui tu non hai più una materia, ma la materia è l'uomo, l'umanità, l'umanesimo. E in questo umanesimo c'è dentro tutto, per cui ogni cosa ne porta a un'altra. Quelle che noi chiamiamo discipline, l'astronomia, la pittura, la letteratura, la matematica, la chimica, tutte queste cose, una entra nell'altra. Non è facile a pensarlo, però è facile poi a farlo, perché quando sei fuori con i ragazzi, li portavo fuori io, ragazzi, in giro per Milano, in posti belli, della vecchia Milano dell'87, davo un tema iniziale e poi ognuno diceva la sua e si arrivava a una conclusione o non si arrivava. La regola fondamentale, tu l'hai detto bene, hai capito bene, era andare contro l'ovvio, contro tutto quello che è scritto già sui libri, tutto quello che è diventato proverbiale per certi personaggi, tutte le cose che sono stereotipi, che non hanno niente a che vedere. Trovare sfaccettature nuove in periodi storici, in momenti artistici di qualcuno, farne vedere anche l'umanità. Perché ti faccio un esempio particolare, cioè cosa sappiamo di Garibaldi? Sappiamo che è partito con la camicia rossa, con 1.000 persone, è andato in Sicilia, eccetera, eccetera. Ma invece no, cercare l'umanità di questa missione. La domanda è: si saranno mai cambiate le camicie? Ecco, perché non è possibile, in un viaggio così lungo, sono partiti con una camicia sola, è uno schifo, una puzza tremenda. Quindi si parte anche dal basso. E poi l'altra domanda: dove hanno trovato queste armi? Come hanno fatto a dire ai contadini bla 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 bla? Perché tutte queste cose non sono dette nei libri, bisogna andarle a cercare. Questo per dire per Garibaldi, ma c'è anche su De André la stessa cosa. Com'era veramente dentro casa sua? Cosa faceva? Dormiva, mangiava, cosa? Non era solo un poeta, aveva anche tutte queste cose interne della sua esistenza che poi lo portano a fare grande poesia. E allora documentarsi, cercare, immaginare, pensare, vedersi come probabilmente veramente era, senza farsi fuorviare dai critici, dai commenti, nemmeno dalle antologie, naturalmente. Ecco, questo è il grande lavoro che facevamo, abbiamo fatto, e io mi ricordavo molte di queste cose e le ho riscritte, altre le ho rielaborate, naturalmente, ma sono tutte vere, cioè tutte quelle lezioni, o direi più conversazioni dell'87, le ho messe per iscritto divertendomi come un pazzo e sapendo, Daniela, sapendo benissimo che era un libro difficile, Sì. perché questo libro non è, l'hai detto bene tu, se uno comincia a leggerlo, va bene, l'inizio è semplice, però se uno comincia a leggerlo si rende conto che deve stare attento a quello che sta leggendo, perché sono nozioni non fa direi mai comunicate. Nozioni non semplici però se trova la chiave si va avanti. E la chiave è in tutti questi racconti. La chiave fondamentale del libro è una chiave esistenziale, cioè noi uomini, l'umanità è condannata a un bipolarismo, cioè a un binario di esistenza. Questo binario di esistenza. Lo dici bene quando parli di Ulisse, di questo binario. Sì. L'ho trovato sublime Lo questo dico passaggio. anche nella guerra di secessione, perché il binario è proprio tra nordisti e sudisti, cioè da chi concepisce il mondo come un allargare e chi lo concepisce come un chiudere, perché questa è la binarietà del mondo. E in tutti i racconti i ragazzi si rendono conto di questa situazione e tentano di capire come andare dalla parte giusta del mondo. Quindi non è un libro facile, l'ho fatto volutamente, non l'ho fatto semplice, Ecco, volutamente. questo si vede bene. Questo però è un libro in cui, secondo me, c'è un protagonista assoluto che è la parola, è il culto della parola che tu hai sia da cantante, da cantautore che da scrittore.
Tu hai scritto un testo nell'album, uno dei tuoi migliori, secondo me, più belli, se possiamo trovarne uno tra i più belli, per me è l'infinito. Anche questo non è un CD per tutti, No, no, tu però stai parlando della canzone Parola, vero? sto parlando di quella cosa lì, di quella che secondo me ha un finale felliniano, è una delle tue più belle canzoni che io ho sentito mille volte, ce l'ho in macchina, l'ascolto sempre, eccetera, no? E alla fine mi sembra, non è per fare sfoggio, però la so a memoria, no? Che dici alla fine di questa bellissima canzone che è la parola, no? Ma io non posso perderti, non posso credermi tenerti forte, parola mia, chi ti ha condannato, amore mio, chi ti ha ferito morto, una cosa di questo genere. Esatto, giusto. Parola, amore mio, che ti ha ferita Chi ti ha morte. ferito morte, no? Quindi, però alla fine, siccome tu sei comunque un soggetto che dà anche speranza ai giovani. E anche questo libro è un grande libro in cui c'è la speranza, che è come la parola, alla fine sarà l'ultima a morire, mi pare di capire, Sì, beh, sì. da questa. Allora, Sì, hai detto bene, il finale è felliniano, è proprio quello di 8:30, eh. esattamente, è quella roba lì. Allora, chi è che ha ferito a morte la parola? Tu dici, la nostra lingua viene dal greco e sono d'accordo, quindi è perfetta, è meravigliosa, mica come l'inglese. Allora, chi è che ha ferito a morte la parola? Io credo che sia un assoluto obbligo dei tempi, cioè la costruzione della civiltà, la costruzione della cultura del vivere, porta assolutamente a semplificare tutto, asciugare qualsiasi espressione e ridurla ad input precisi, che sono tre o quattro o cinque, che diventano preistorici, cioè amo, non amo, perdo, vinco. Queste sono purtroppo le cose essenziali che ci rimangono e non sono essenziali, naturalmente. Non è colpa dei ragazzi, non è colpa nemmeno di un'altra generazione. È proprio l'andamento tecnologico, scientifico, la rapidità dell'esistenza, il bisogno di comunicare subito che ti costringe a non pensarla la parola. Ne hai già di precotte e prefabbricate e usi quelle. Non riesci a allargarle, a cogliere le sfumature. Questo è rimasto un'eredità degli scrittori, in fin dei conti, che a volte scrivono anche troppo, e di quelli che comunicano artisticamente. Ma nella vita comune, quindi nel 99% della vita, la parola diventa un oggetto sconosciuto, completamente sconosciuto. Quando molti di voi che, non ascolt che state ascoltando, probabilmente non sapete nemmeno che la parola, tutte le parole, tutte, hanno una storia massacrante. Per arrivare a noi hanno passato di tutto, di tutti i colori. E in ogni parola c'è come un organismo vivente, c'è una traccia di questa storia, anzi ci sono più tracce di questa storia. Una parola che è passata in tutte le dominazioni, in tutti i pensieri, in tutti i momenti di cultura diversi, e che è arrivata a noi così. E noi dobbiamo rispettarla, perché è sacra. La parola è sacra, è un modo di raccontare, di esprimere una pulsione che non può essere che così. E invece purtroppo ormai ci si dimentica del senso vero delle parole e soprattutto dell'emozione che possono dare quando sono dette. Senti, prof, il libro parla anche tanto, le lezioni parlano anche inevitabilmente di poesia, non solo poesia antica greca, ma anche poesia moderna, no? Poesia e canto, a un certo punto dici, sono due forme di un identico pathos, Sì. no? Mi sembra. E nel libro però citi anche due poeti moderni, attuali, che conosciamo in tanti, al di là diciamo, dei poeti antichi. Uno è De André. Il Sì, grande grande De poeta, certo. André è un grande poeta e l'altra è Alda Merini, Sì. che tu, proprio di cui tu descrivi dei particolari, sia dell'uno che dell'altro, intimi particolari, non detti, è un'altra, anche queste sono lezioni per cui Sconosciute, sono sconosciute. conosciute totalmente, guarda, sono state entusiasmanti per quanto mi riguarda, no?
Allora io voglio dirti, vabbè, di parlarci un po' di questi due incontri, ma soprattutto se c'è una differenza, ma anche questo nella storia, tra la poesia femminile e quella maschile. Sì, questo l'ho anche scritto nel libro. Ma tutti i geni poetici, come queste due persone, sono a volte intoccabili, sono aerei, cioè forse troppo alti per riuscire a comprenderli fino in fondo. Io ho cercato di raccontare come li avevo visti. Beh, con Alda poi avevamo una frequentazione notevole. De André l'ho visto 2 o 3 volte in vita mia, però quelle 2 o 3 volte sono straordinarie perché non era De André poeta, era De André uomo, con tutti i suoi difetti, con tutte i suoi tic, le sue mancanze, perché i geni hanno anche comportamenti molto simili a volte. La distrazione, l'assoluto menefreghismo rispetto, che so io, al potere, al denaro, che non mi fregava niente a nessuno dei due. Una grande voglia di farsi conoscere, questo sì, sia l'Alda È che bellissima. Fabrizio vogliono assolutamente essere conosciuti dal pubblico, vogliono essere importanti. Ci sono 2 episodi, uno dell'Alda col tassista, che gli dà addirittura 10.000 lire a quei tempi, perché il tassista l'aveva riconosciuta, lei che nessuno la riconosceva. E anche De André, quando alla stazione lo riconoscono, va di matto, perché è una debolezza dei grandi personaggi, sentirsi visti, guardati in questa maniera. E la loro, la loro parte più intima si esprime così. Tu mi hai chiesto se una donna e un uomo scrivono in modo diverso. Certo, scrivono in modo diversissimo. L'uomo confonde, esagera, il poeta galoppa forte su troppi termini, su troppe cose. A volte, sto parlando del poeta del Novecento in generale, o quello più vicino a noi, è molto ermetico. Una poetessa come Alda Merini invece è terra terra, cioè è carne e fisico. Le metafore sono vive. Lei non nasconde nulla, non deve andare a cercare simboli complicati, quelli che hanno attraversato tutta la letteratura dall'espressionismo in poi, la letteratura maschile, no? Apollinaire, eccetera, eccetera. Invece Alda Merini, ma anche altre poetesse, ne ho citate alcune nel libro, del Rinascimento e del Romanticismo, hanno questa propensione al conflitto d'amore spaventoso, perché non è così determinante, come non è così lasciato lì come nell'uomo. Per una donna l'amore è la globalità della vita. Quindi quando si spezza una storia, un attimo, un momento d'amore, si spezza tutta l'esistenza. E dalla prima, diciamo così, Trobadora, che è la contessa d'Edia, fino ad arrivare ad Alda, faccio una piccola storia io, ci sono state donne che hanno scritto cose bellissime in Italia, sto dicendo in Italia, anche altrove, dove l'amore è protagonista, ma protagonista soprattutto è il fatto, è l'odi et amo di Catullo, cioè protagonista è il fatto che questo amore mi brucia e mi distrugge, cosa che un uomo non ha, perché l'uomo ama oppure si distrugge. Invece in una donna c'è questa bipolarità dell'amore, in quasi tutte le grandi poetesse. Senti, Roberto, che cos'è la scuola, in realtà, no? L'educazione, educere a tirar fuori qualcosa. Ecco, a me piace molto una frase che dice che il vero maestro insegna a dubitare anche ciò di cui insegna. Tu sei stato questo? Sì, assolutamente sì. Infatti. Sì. Ma la lezione di volo è anche un ludus, un gioco, un divertimento. A volte io raccontavo cose false e volevo scoprire se loro lo scoprivano. Raccontavo cose false, ma Quella di molto. Platone, anche la Sì, quella di leggenda di Platone. Socrate e Platone è fantastica, quella è fantastica. Ma erano molto credibili quelle cose false, per cui loro rimanevano sbigottiti, non capivano se io dicevo la verità o no. Alla fine mi dicono anche che un professore, lo dicono, uno di loro dice:
un professore racconta sempre palle, storie. Perché Però sì. la scuola è, tu me lo La scuola insegni, è la scuola è la una cosa passione del grande. pensiero, no? La scuola è la passione, il divertimento. Sì, certo, c'è l'atterraggio, perché bisogna anche insegnare come si fanno le equazioni o come si traduce un verbo. C'è questo atterraggio, bisogna usarlo naturalmente. Ma la parte fondamentale, quella grossa della scuola, è sollecitare la creatività, sollecitare questa cosa che hai dentro, farti diventare uomo. Quando hai sollecitato la creatività, solleciti la cultura, e la cultura è lo scudo. E anche l'armatura per la vita, perché qualsiasi cosa ti accada, hai la cultura. Io mi ricordo sempre quel figlio di un macellaio, che era amico mio da bambino, e lui non studiava, il papà lo faceva lavorare in macelleria, e lui allora mi chiese dei libri, io gli detti dei libri, e lui di notte leggeva, 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 e papà infatti si incazzò un giorno e gli disse: ma cosa leggi? Cosa leggi tu che da grande farai il macellaio? E lui rispose al padre: sì, papà, ma una cosa è fare il macellaio, un'altra è fare il macellaio con una cultura. E questo è. Allora, questa tua bella chiacchierata mi suscita un'altra cosa, perché come sapete tutti, io conosco bene tutti gli iscritti, eccetera, quindi io lo devo sottoporre, sto professore, a lui all'interrogatorio, no? Poi faccio l'avvocato, Roberto, Beh, più forte di me. certo. L'interrogatorio è più forte di me. No, c'è un altro splendido libro che è Il Mercante di Luce, no? In cui a un certo punto c'è questo padre che deve, per forza, costretto dalla malattia del figlio, se ben mi ricordo, Stefano con Marco, Sì. che a un certo punto deve insegnare a questo ragazzo da quello che ha, cioè la letteratura, la poesia, la cultura, appunto. Tu hai detto adesso la cultura. Poi però in un passaggio bellissimo del libro c'è un passaggio in cui dice al figlio che ha poco da vivere, dice avrebbe preferito, avrebbe dato l'anima che vivesse 100 anni e che non conoscesse niente di poesia. Ok? Vero. Ecco, Sì. quindi chiaramente in tutti i tuoi libri il logos, cioè la testa, il pensiero iniziale, deve separarsi dalla debolezza del corpo e questo si vede chiaramente dentro. Però siccome fatti non foste per vivere come bruti, ha un senso, insomma, nella tua vita e anche in quello che tu ci insegni. È meglio vivere 100 anni, come avrebbe augurato Stefano Amarco, o vivere intensamente anche un pochino meno? Questa è la storia cosa di Troisi, questa. Invece di vivere un giorno da pecora o da leone, perché non mi fate vivere un giorno da orsacchiotto? Cioè, è una cosa a metà. Effettivamente, le due opzioni sono definitive, non puoi fare più niente. E allora, per mio figlio vorrei che vivesse 100 anni senza saper niente. Per me è tutto il contrario. Se io vivo anche un anno e so, sto bene. Ecco, questa è la risposta più giusta. Bravo. Per le persone che amo, preferisco che godano la vita, in fin dei conti, anche senza sapere nulla del senso della vita, che se la godano. Invece per me no, per me non è così. Io non riesco a godermi la vita se non ne capisco il senso. Beh, mi sembra che è una grande risposta. Senti, il libro La vita che si ama è un libro dedicato ai tuoi figli, mi pare di Sì. ricordare, vero? Lezioni di volo e di atterraggio invece è dedicato anche e soprattutto ai tuoi alunni, no? Ahimè, a tutti, In un sì, gli certo alunni di senso, agli allora. alunni, ma siamo tutti alunni, perché se leggiamo sto libro, prima di tutto capiamo che dobbiamo tornare a scuola, che è già un concetto che io ho subito, come dire, appreso. Ma poi, insomma, siamo tutti alunni. Dandoti un voto, so che non è political correct, che tu non sei quello dei voti da 1 a 10, come insegnante e come padre, che voto ti dai? Ah, come padre bassino, però dipende, anche questo è un po' bipolare, perché proprio nel libro dedicato ai figli che hai citato adesso, c'è una pagina nel racconto La casa in cui racconto che io non sono stato un buon padre, che li ho fatti giocare e sognare troppo e non gli ho dato realtà. Mi pento moltissimo di questa cosa. Però c'è anche un contraltare, cioè quando i miei figli hanno letto il libro, ma tutti mi sono venuti a dire: era quello che volevamo da te.
mi ha fatto praticamente felice. Perché dire, io pensavo di non essere stato un buon padre, certo, ma quello, il padre che volevamo da te era quello. Le altre cose le cercavamo altrove, magari nella mamma, ma tu volevamo questo da te. E d'altronde però potevo dare sicuramente di più. Questo non toglie che oggi con i miei figli sono pappa e ciccia, sono insieme, ormai sono anziano per non dire vecchio, e contano molto di più loro di tutte le fantasticherie che ho E ti addosso. adorano, e ti adorano, come i tuoi alunni sono. Quindi, Sì. leggendo sto libro, si legge anche la bellezza dei luoghi, la contaminazione, di cui ci siamo un po' riempiti la bocca nei convegni degli ultimi 20 anni. Adesso, la contaminazione, però, adesso, sai, è proprio un termine che fa un po' paura, no? Però guardando la vitalità anche fisica dei corpi, quanto ci ha tolto questa pandemia? Ci ha anche dato qualcosa la pandemia, no? Ci ha insegnato qualcosa, certamente. Però quanto ci ha tolto a livello anche di scuola, a livello di incontro, a livello di fisicità, di quello che c'è bisogno? Queste sono cose che sanno tutti, però non è che ti possa dare una risposta esageratamente originale. Effettivamente, tutto quello che sai tu lo so anch'io sulla pandemia. Questa mancanza di affettività da promulgare, da buttare in faccia agli altri, nel cuore degli altri, è ossessiva, è ossessionante, ti toglie il fiato. È una cosa brutta, orribile. Ma sai quante volte mi sarà capitato anche a te, incontri un amico, una persona, hai l'istinto di andare ad abbracciare, di toccarlo e poi ti fermi all'ultimo momento. Queste sono rinunce tremende. È come un eiaculatio precox, praticamente. Cioè, non, è una bruttissima cosa. Brutta cosa, sì, certo. È una metafora un po' ardita, però è Va per bene, ma dire. noi della Grande Milano siamo open mind, È siamo. per dire che non si può, bisogna andare fino in fondo con l'affettività, con l'amicizia. Questo è un escamotage, cioè una specie di ostacolo a cui non eravamo abituati noi uomini, umanità, non sapevamo che potesse esistere un ostacolo così dirimente, così impossibile da superare. E adesso ci è capitato. Oltretutto ci è capitato senza che fossimo preparati, minimamente preparati. Per cui diciamo puttanate di tutti i tipi ogni giorno, io ne sento ovunque e sempre. E soprattutto si rinfocola quella situazione che è tipicamente italiana, che sarà anche giusta se vogliamo, ma a me sembra esagerata, che ognuno pensa a sé, cioè ognuno pensa ai cavoli suoi, cioè a me va male, non si pensa agli altri, non si fanno distinzioni, mi va male. Ogni categoria dice bisogna pensare a me. E non è vero, perché in una democrazia bisogna pensare un po' a tutti e soprattutto a chi è più debole o a chi conta di più per la società perché ti dà da mangiare. Insomma, bisogna che si faccia un sacrificio immenso. Anche questo dramma dei teatri chiusi, non credere che io non lo viva, ma io è un anno che non canto, io sto malissimo per questo. Però comprendo anche che per noi artisti, che in fin dei conti ce la caviamo in qualche modo, facciamo dei video oppure facciamo qualche altra cosa. La cosa è meno opprimente che per gli operai o per i ristoranti sai bene tu, quelli che non vivono soltanto di quel mestiere. Al massimo sono le maestranze nell'arte che soffrono, cioè i tecnici, i registi, i liquidatori di luce, i facchini, tutta questa gente qui sta malissimo, ma l'artista in fin dei conti riesce a cavarsela, riesce a trovarsi un mondo sussidiario. Io ci piango perché non canto, canto da solo in bagno a volte, faccio finta che ci sia il pubblico davanti, ma non è tutto. Nella vita puoi anche trovare delle altre cose, degli escamotage, ma c'è gente che veramente se pensa di essere su Marte ormai, perché non è la Terra questa. Tornando al nostro libro, io lo trovo un libro anche enigmatico. Tu sei, forse la gente non lo sa, va bene che sei anche ospite di Gramellini in questa trasmissione molto bella e quindi ti seguiamo anche lì. Però che tu sei un grande enigmista, no?
Sì, beh, Questo lo grande. si vede un po' nel libro, perché ci sono proprio dei paragrafi con schemi, con anche all'inizio. All'inizio c'è il simbolo che potevi anche farlo vedere, il simbolo quadrato che praticamente racchiude tutta la storia dell'umanità, perché noi siamo così, in ascissa e in ordinata, ecco, esatto. La regia, Cioè, chiedo la regia. ecco, questo quadrato indica che sulla verticale ci sono due opportunità, cioè aprire o chiudere, apertura agli altri o chiusura agli altri, e sull'orizzontale ci sono due vertici che dicono che è più importante logos, cioè la ragione, oppure è più importante il mutos, cioè il sentimento, il pensiero. Ecco, ognuno si può collocare in questo quadro dove pensa che sia più giusta la sua collocazione. In realtà i pazzi scatenati, artisti pazzi scatenati, sono in alto a destra. Invece, come si chiama, i dittatori, la gente, i nazisti, i persecutori sono in basso a sinistra. Beh, è bello chiedere che quando hai chiesto ai ragazzi cosa ne pensate dello schema, loro ti hanno risposto che questo libro non lo comprerà nessuno, è Sì, vero? loro allora mi risposero questo, chiaro che non mi risposero così, No, va bene, però. risposero questa cosa non la capirà nessuno. Ecco, io l'ho tradotta in questo libro perché adesso è un libro. Allora, siamo agli ultimi 15 minuti e nel Bene. frattempo poi arriveranno anche le domande, se, le osservazioni dei nostri, eccetera. Io vorrei chiederti questo, cioè di queste 15 lezioni, no? Io ho alcune naturalmente che mi sono entrate nel cuore più di altre, che ricordo più di altre, però mi piacerebbe sapere qual è la più tua, qual è quella che alla fine del libro dico, ecco, se sì, io devo sentire mia di queste 15 lezioni. Sì. Qual è quella che ti senti di più? Quella che Come ti un senti gatto con un topo in bocca, come un gatto con un topo in bocca. di più? Perché? Anche perché lì tutti e due i professori sono io. Sì. Sia come ero da giovane, sia come sono adesso da vecchio, insomma, da persona con certi anni. E perché io amo tantissimo quel professore di francese che ho conosciuto, ma l'ho identificato come me, insomma, a un certo punto. Sì, si Questa vede. sua cultura, addirittura il coraggio di fare una lezione al cimitero monumentale, che Sì, ho lui visto. va a trovare la mamma tutti i lunedì al cimitero, e allora riporto i ragazzi da lui e fa la lezione al cimitero. È una lezione sulla De André e il mondo dei trovatori. Quindi anche questo, non De André, il pescatore, De André, Marinella e tutte queste menate che conosciamo tutti. No, come è nato, da dove è andato a pescare De André? Tutti i trovatori più importanti, trovatori eccellenti, perché lui è partito da lì. E allora, siccome è professore di francese, gliel'ho fatta fare questa lezione. La metafora sottile, beh, mi piace, l'amore per la vita che ha questo professore, e l'amore per l'amore, cioè questo amore che ha per questa ragazza che è brutta, che lui vede angelicata, meravigliosa, il degno finale di una valanga d'amore che non si può sopire soltanto perché diventi ottantenne, ce l'hai ancora addosso tutta. E non soltanto, guarda Daniela, adesso io vado verso gli 80 anni, ma non soltanto spiritualmente, ce l'hai addosso fisicamente, Sì, tu questo vorresti sì, mi sentivo accoppiarti già. sempre. Quel passaggio è bellissimo, è vitale, dove c'è l'uomo, l'uomo va bene, più giovane, ma l'uomo proprio anziano che alla fine della morte tu gli porti questa donna Sì, e li la ragazza. lasci nella questa ragazza e li lasci nella loro intimità solo perché magari nell'attimo finale, no? Alla Sì, fine le rimangono negli occhi questi bellissimi segni della ragazza. Eh sì. D'altro canto, insomma, tutto il libro è intriso di una grande umanità, di questo umanesimo, no? Che tu ci regali a palate, non solo nei libri, ma anche nelle tue canzoni, insomma, ce le dai, no? E c'è anche un po' la sfida e la paura della morte. Beh, anche nel libro, insomma, quando Eschilo fa dire a Prometeo, no? Ho fatto Sì. togliere
agli uomini la paura della morte, Sì. perché al posto della morte ha dato loro speranza. In fondo anche, ecco, in questo periodo in cui ci stiamo un po' anche pure assuefando ai Sì, morti, perché c'è purtroppo morte sì. dappertutto, cioè, Non facciamo quasi più caso a queste cose, non ci si fa purtroppo. manco più caso, no? Ecco, che cosa è che aiuta l'uomo a distrarsi, a allontanarsi dal pensiero fatale, secondo Ma te? quello che è sempre stato, cioè quello che ha sempre allontanato l'uomo dal pensiero, sono quelle, quando, anche nella Bibbia c'è questa cosa, quando l'uomo sceglie di essere libero e andare fuori dall'Eden, e Dio che è molto più di Prometeo, devo dire, gli dà questa voglia dell'uomo di ricostruire il mondo, di fare in scala ascendente e di tentare di arrivare a lui. E quindi quello che l'uomo ha è la creatività nelle cose, cioè fabbricare, inventare la ruota, inventare gli sci, inventare le cose che gli servono, i macchinari, i macchinini, poi l'elettricità, poi la civiltà, l'andare avanti a fare co queste cose ti fanno dimenticare che devi morire, perché più fai cose, più ti dai, metti il tuo cervello nelle cose, o anche nella poesia, nella pittura, nell'arte, il pensiero ti sfugge. Infatti, pensiamo, guardiamoci bene, noi siamo tutti destinati, beh, questo è ovvio, lo sappiamo, ad andarci, però non ci pensiamo mai, perché siamo pieni di quelle che Prometeo chiama speranze cieche, cioè speranze che ci rendono ciechi, non ci fanno più pensare, per fortuna, a quello che dovrà accadere. Pensiamo giorno per giorno a quello che stiamo facendo, nel bene e nel male. Senti, adesso poi andiamo su argomenti più leggeri. L'ultima domanda un po' impegnativa, diciamo, o impegnata, però quando ti chiedono qual è il più bel verso che è stato scritto, no? Qual è il, e tu praticamente ribadisci, sì, c'è il Ce ne Fulcino, sono tanti. ce ne sono tanti, parli di Dante, parli di Virgilio, le Georgiche di Virgilio a un certo punto, no? Che dice torna indietro quando le cose perdute valgono più di quelle desiderate, cose di questo tipo, eccetera. Però ce n'è uno, c'è un verso che deve rimanere così, che è quello un po' che accompagna il lettore verso la parte finale, che è il Fulsere quondam candidi tibi soles, che è Verso di brillante, Catullo, sì. ecco il verso di Catullo, no? Perché deve rimanere così? Perché è intraducibile, perché qui qualsiasi traduzione gli toglie quella bellezza metrica, quello è un gagliambo, cioè un verso che va recitato con l'accento sulle pari e armonizzato, più che accento, un prolungamento della sillaba, e diventa una musica. E di per sé stesso ha in ogni parola tre, quattro immagini, quindi non puoi tradurle tutte e quattro, tutte contemporaneamente. Nella sua semplicità significa è tutta una vita rivista in un secondo, perché la traduzione più semplice è splendettero un giorno per me luminosi soli. Ecco, questa è la traduzione, orribile traduzione parola per parola, ma c'è moltissimo di più, perché c'è la poesia, c'è l'amore, c'è il viaggio da Sirmione a Roma, c'è il viaggio in Bitinia, c'è il capire perché gli uomini sono fatti così e non sono fatti colà. C'è di tutto, c'è il mondo con la sua luminosità e la sua bassezza. In questo verso lui praticamente riassume tutti quanti i suoi carmi non è più suo, è nostro, perché c'è dentro la speranza che si affievolisce, come capita molto spesso, però l'orgoglio della malinconia. Ecco, io lo chiamerei così. L'orgoglio della malinconia. Non toglietemi la malinconia. Bellissimo. Senti, adesso andiamo, siccome stanno arrivando complimenti, meraviglie, domande, eccetera, come sempre voglio dire ai nostri cari amici che ci seguono, innanzitutto una cosa bellissima, che i primi 30 che chiederanno il libro di Roberto lo avranno gratuitamente passando al Centro Studi Grande Milano.
Addirittura sto estorcendo la firma del prof su questi libri. Adesso vediamo se riusciamo a ottenerla, però comunque il libro è già vostro. I primi 30 è già vostro e sono qui con me perché vale veramente la pena. Poi sapete che noi, a noi piace regalare la cultura, perché questo è quello che noi possiamo fare, lo facciamo al meglio e quindi va bene così. Ma soprattutto una cultura di un grande cultore dell'amore per Milano. Milano è una costante nella tua vita, Roberto, nella tua musica, nei tuoi libri. C'è sempre una parte, un pezzo di Milano. E anch'io, come un enigmista, sono sempre andata a cercare tutti i pezzi di Milano dei tuoi libri. E c'è anche uno molto bello in Lezioni di volo ed atterraggio. Per cui se avete la pazienza, è proprio una frasetta, mi piacerebbe dire... Che cosa intendi tu per Milano in questo libro? Il tempo andava cambiando, lui stava... Milano in questo caso la fa da sfondo, non è il protagonista naturalmente del libro, però lui le lezioni le fa al Parco Sempione, all'Osteria di Milano, in Trani, eccetera. È incredibile come i colori di Milano non si accendano al sole e non sbiadiscano sotto le nuvole. Restano uguali, come a dirti che comunque vada la città, non si piega a chi o a cosa vuole mutarla. Le sue architetture si alternano nel tempo senza sgomentarti, cambiano in consonanza coi tuoi anni, parallele al pensiero. Un film che scorre lento e ti abitua a gradi finché non te ne accorgi. Ti pare allora del tutto naturale che dove c'era il nulla si inerpichi un grattacielo, perché quel grattacielo ha gli stessi colori del nulla di prima e sono i colori che ti conservano l'infanzia. Ecco, lui, Roberto Vecchioni, ha anche scritto, e ve lo ricorderete, carissimi amici, uno dei pezzi più belli del nostro libro, Amare Milano, perché? Che era un progetto del 2014. Esatto. E c'è sempre questo, questa costante del suo ritornare bambino, no? Amare Milano perché è una città bellissima, diceva, è segreta, che non sfavilla, non mette in mostra, non acceca di bellezza premeditata per confonderti, non ha l'alibi di un fiume nel facile incantesimo del mare aperto agli incanti lunari, ma giardini nascosti come gemme tra mura di storie. Poi andava avanti un po', adesso non voglio tediare perché il protagonista è lui, e finisce dicendo: perché io sono il suo bambino e continuo a cercare il pallone che un giorno ho calciato tra le sue piccole e grandi strade. Ecco, Roberto, insomma, Milano, che cos'è stata e soprattutto come vedi il futuro di Milano? Parto dalla fine, io sono ottimista per il futuro di Milano. Milano è una città che si salva e salva. Milano è la città, non abbiamo altro. Il resto è sì, sono belli agglomerati di case in Italia, interessanti anche. E probabilmente sono città dal punto di vista del dizionario, ma la città, una città come Milano è una città che compendia tutto, non solo l'anima, che ormai è fusa in Milano, tutte quelle che, se, diciamo così, chi proviene da porti diversi, anche etnie diverse, diventano una sola cosa. Ed è un concetto cosmopolita quello di Milano, non è, diciamo, come grandi, bellissime città come Napoli, che tutto è napoletanità, o Sicilia, Palermo, che tutto giustamente è siciliano. Milano è mondo, è veramente il concetto di mondo che va avanti. E poi che non perde l'indietro. Ecco, questa era quando parlo di bambino, è perché io comunque, anche se vedo i grattacieli che si alzano, se vedo le strade cambiare, non cambia il senso fondamentale della città, che mi protegge, è una madre ed è anche un padre. Ecco, io sono figlio in questo senso della città. Mi ha sempre rassicurato Milano e soprattutto mi ha sempre dato opportunità. Cioè è stato padre e madre. Questo non avviene in tantissime altre città, avviene poco. Milano avviene continuamente. Non potrei farne a meno di questa mia città. Pensa un po' adesso, soprattutto nel lockdown, che dramma spaventoso non poterla accarezzare, non poterla percorrere, starci dentro. È stato veramente bruttissimo. Ma non toglietemi Milano, assolutamente. Guarda, ti arrivo a dire che
Io sono interista, lo sai benissimo. Sono un grande interista per la semplice ragione che mio papà, che era napoletano, quando venne a Milano a lavorare, tifò Milan. E io, per andare contro mio padre, tifo Inter. Tutto è una specie di cosa atipica quasi. E quindi sono diventato interista. Però ti arrivo a dire che il Milan non mi sta mica antipatico a me. Cioè, no, assolutamente. Cioè, noi nel vabbè, grande Milano non possiamo, non sono possiamo. Felice se perde con l'Inter, come è successo, ma se devo tifare per una squadra oltre all'Inter nelle partite, io tifo Milan perché è Milano. Grazie, beh, questa la dice lunga sul tuo essere amore per Milano. Nel frattempo stanno arrivando una serie di. Sarebbe stato, Ivano mi dice, sarebbe stato un privilegio averti come professore ai miei tempi. Sei una grande testa. Questo, Meno male. come, no, anche lui è una grande testa, per questo è un neurochirurgo molto importante. Mamma mia. È molto, questo lo conosco. Poi c'è Adriana che dice, ma tu ti senti più cantautore o scrittore? No, io mi sento scrittore di canzoni. Il mio mestiere, quello che sento dentro, è tirare fuori musica e parole. Ecco. Il resto viene dopo. E poi mi sento molto, ma moltissimo, co come in questo libro. Cioè insegnante, ma non presuntuoso. Poi c'è qualcuno che vuole sapere del Ulisse la madre, è qualcuno che ha già letto il libro, Sì, evidentemente. vabbè, certo. Sì, la madre di Ulisse è Anticlea, quella che lui trova nell'inferno e che non può abbracciare, da cui poi chiaramente Virgilio riprenderà la scena nell'Eneide. Ma in questa tema della ragazza, che mi ricordo benissimo, lei pensò, fece pensare che in realtà la mamma di Ulisse era la serva. E una serva tr molto triste, perché non poteva dire che era stata lei a partorire questo meraviglioso eroe. E aveva il suo bambino in casa, doveva praticamente essere la sua cameriera, e si chiama Euriclea, e a bozzare, ma era lei la vera madre. E anche qui c'è una metafora che, se qualcuno vuole capirla, la capisce. Sì, invece l'ultima, proprio l'ultimissima domanda te la faccio io, perché io avevo sottovalutato l'angelo di Lorca, come quando l'ho letto un po' velocemente, eravamo alla fine, no? Che non può fare nulla, no? Questo angelo di Lorca che No, non non può può far fare niente. niente, non può fermarlo, No, no, no. Dio l'ha mandato lì giusto per lasciare a Lorca fare quello che vuole. E mentre tutti gli altri angeli custodi devono proteggere, l'angelo di García Lorca e anche di altri geni devono lasciare che la vita scorra e non interferire mai, perché questi grandi geni sono un esempio per l'umanità. Senti Roberto, noi ti auguriamo, noi della Grande Milano, non solo io, ma dietro di me c'è un mondo che è molto, infinitamente più importante di me. Io Beh, ho l'onere e l'onore di rappresentare un mondo variegato. Però, siccome a proposito di questo angelo di Lorca, noi vogliamo che tu abbia l'angelo custode, che ti tenga in vita, pieno di poesia, pieno di amore. Tra l'altro questo è un libro di amore enorme, perché 75 volte la parola amore viene sì, citata, era più quindi citata, è la più sì. citata, ecco, vedi, quindi Sì. insomma non è che non ci sia. E quest'angelo qua ti metta la mano sulla testa e ti tenga con noi davvero il più possibile, perché per noi sei, diciamo, il brodo caldo per l'anima, ecco, Oh, diciamolo così proprio. che bello, Sei la cosa, sei veramente una grande protagonista. Voglio finire con la motivazione che ti avevamo dedicato nel 2014. che è già il 2014, mamma mia, È nel pensavo 2014, ieri io. anch'io. E la motivazione faceva così, Roberto: al poeta della canzone d'autore italiana, al narratore di una vita autentica, quando vissuta forte dei propri ideali, sino alla rosa d'inverno, cantata e mai temuta, al professore di tante generazioni di studenti affascinati e cresciuti nell'ascolto delle sue parole, all'uomo mai pago del cammino verso un autentico umanesimo, a chi chiama sempre amore perché è capace di chiamare amore anche il dolore, a chi ha scelto di non appartenere a nessuno per appartenere solo al cuore di ogni uomo vero.
Beh, io credo che questa è una dedica che Grazie. possiamo rifarti adesso. Bella, bellissima. Io ce l'ho qua comunque questa dedica, Sì, quindi. infatti anche noi la teniamo nel cuore questo ricordo e soprattutto ti ringraziamo davvero a nome di tutti. Noi continuiamo, ve lo diciamo cari ascoltatori, continuiamo in assaggi di futuro. Il libro è a vostra disposizione. Però io voglio strappare a Roberto, che insomma non sarà una parte finale, ma un inizio ancora della tua presenza ogni tanto con noi Mi farà molto piacere. a farci volare e atterrare lontano. Grazie Roberto, grazie. Ma grazie a te, Daniela, grazie a tutti voi. Ciao, ciao.